Inizia con questo momento una proposta di introduzione alla lettura di autori a noi cari, e quest'anno abbiamo pensato di proporvi Cesare Pavese. Domani ci sarà un contemporaneo vivente, Cormac McCarthy, dopodomani Chaim Potok, che è stato anche qui al meeting di Rimini, e in ultimo Chesterton. Saranno sempre legati a parte in cui invece presenteremo dei libri, e questo è il motivo, è avere una, incontrare qualcuno che attraverso la sua passione, la sua chiave di lettura, può darci gli strumenti, rinvitare o invitare a una lettura di questi autori, dai quali emerge in modo evidente che la letteratura, la poesia, tutta l'arte, la parola stessa, cioè il poter dire, rompere il silenzio dell'esistenza o della quotidianità, è dato solamente dal bisogno di dar forma a un rapporto costitutivo che anima, muove la ragione. E una figura sicuramente evocativa da questo punto di vista, tragica, nello stesso tempo letterariamente forte, figurativa, concreta, è quella di Pavese, anche così vicina perché appartiene alla prima metà del secolo del Novecento, ma è si è affacciata così tanto nella seconda metà del secolo appena scorso, per vari motivi. Valerio Capasa, che abbiamo chiamato qui con noi, lo salutiamo, è un amico di Bari, è un insegnante di letteratura nei licei, collabora con l'Università di Bari e ha scritto, appassionato molto e studioso, serio, di Pavese, due bei volumi, uno che si intitola Un'esigenza permanente e Uno scopritore di una terra incognita. Tra l'altro questo libro è stato l'unico libro richiesto ufficialmente dall'Università di Torino per il centenario del 2008. Accosto una memoria personale, ma che è anche un'offerta che abbiamo fatto ieri di libro, il grande racconto del padre Giovanni Baravalle, che fu il padre felice della casa in collina, la cui testimonianza è raccolta nel libro Dove la domanda si accende, per i 30 anni del Centro Culturale Milano, quando lui nel 90 raccontò i due anni vissuti nel collegio Treviso in Monferrato con Pavese, che si nascondeva dai fascisti che cercavano di imprigionarlo, e questi dialoghi serrati con questo giovanissimo prete in cui scoppia tutto il dramma religioso profondo di Pavese, che lo porta a una vicinanza grandissima con i temi e anche con l'incontro cristiano, poi riperso nel corso della dominante di quel tempo, che era la cultura che si sostituiva alla vita, quando invece la cultura è esattamente il tentativo di dar forma alla vita. Questo è il grande seppellimento che ha forse, no? Ucciso Pavese. Ma la parola a Valerio, grazie. Per incontrare Pavese vorrei partire da due premesse di metodo che pone lui stesso. La prima è questa, lo dice in un dialogo del 46. Parlano un operaio e uno scrittore, e l'operaio chiede allo scrittore: ma quali sono i libri fatti per noi, non competenti, non addetti ai lavori? E lo scrittore dice all'operaio: mi sai dire per chi è fatto un libro? Stai lontano dai libri che sono fatti per questo o per quello, per gli adolescenti, per gli appassionati, per i letterati. Anche un libro che è scritto in cinese l'hanno fatto per te, ogni libro è fatto per te. Si tratta sempre di imparare le parole di un altro uomo. Qui c'è la prima questione di metodo. Per leggere un libro
ho bisogno di imparare le parole di un altro uomo. Che significa? Tutti i libri che valgono sono scritti in cinese e non sempre c'è chi li traduce. Ma viene il momento che sei solo davanti alla pagina, come era solo lo scrittore che l'ha scritta. Se hai avuto pazienza, se non hai preteso che l'autore ti trattasse come un bambino o come un minorato, ecco che incontri un altro uomo e ti senti più uomo anche tu. Lo scopo per cui si legge è detto già da Pavese. Noi leggiamo perché possiamo incontrare un altro uomo e scoprirci più uomini. Ma ci vuole fatica e pazienza. La pazienza di imparare le parole di un uomo, di tradurre, dice Pavese, dal cinese, cioè di tradurre dalla sua lingua. La parola, le parole che usa un autore non sono necessariamente riempite dal senso che gli diamo noi. E se Pavese dice destino, probabilmente intende qualcosa di diverso da quello che intenderemmo noi. Allora bisogna imparare le parole di un altro uomo. Ma la seconda condizione, seconda premessa di metodo, è che ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra, che già viviamo, e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi. Quali sono le parole che possiamo davvero imparare? Solo quelle che già viviamo. Per cui imparare le parole vuol dire imparare l'esperienza che è dentro le parole. Non si possono imparare da un altro le parole. Lo dice qui in una maniera bellissima Pavese. È un ragazzo che torna a scuola il primo giorno, dopo l'estate, e tutti raccontano dei mesi trascorsi. E lui dice: ascoltavo i compagni parlare e vantarsi. Io stavo zitto, non perché non godessi a sentirli, ma piuttosto capivo che le cose proprio vere non si riesce a raccontarle. Perché? Non soltanto è necessario che chi ascolta le sappia, ma bisognava già saperle quando si sono conosciute. Insomma, è impossibile saperle da un altro. Se uno non conosce già l'esperienza a cui le parole fanno riferimento, non può capirle. Per questo Pavese usa un'immagine che è quella della seconda volta. La pagina che noi leggiamo è la seconda volta di qualcosa che è già accaduto una prima volta, ma non in un libro, nell'esperienza. Per questo, a partire da queste due premesse di metodo, vi leggo la frase attraverso cui a me è successo di incontrare Pavese, di scoprire che toccava qualcosa che già vivevo e quindi di interessarmi a imparare le sue parole. È una frase che ho sentito citare quando facevo il liceo e di Pavese conoscevo a stento il nome. Tutti lo cercano uno che scrive, ma qui ognuno può sostituire al verbo scrivere il verbo per cui viene cercato. Pavese era cercato perché scrittore, ma ognuno di noi sa il motivo per cui viene cercato. Tutti lo cercano uno che scrive, tutti li vogliono parlare, tutti vogliono poter dire domani so come sei fatto e servirsene, ma nessuno li fa credito di un giorno di simpatia totale, da uomo a uomo. Quando ho sentito questa frase, la prima cosa che ho pensato è: chi è questo Cesare Pavese che mi conosce meglio di come mi conosco io? Questo mi succede da 2 anni almeno. Non sapevo trovare le parole, anzi mi vergognavo di pensarlo, mi vergognavo di confessarlo a me stesso, ma quello che mi manca sempre è uno sguardo di simpatia totale e io non sapevo dirlo. E ho iniziato a leggerlo e ho visto che nelle sue pagine c'è esattamente, in ogni pagina, questo problema. Sentite questo saggio letterario che si intitola La selva. La solitudine in un bosco, in un campo di grano, può essere paurosa, può uccidere, ma non ci spaventa, né uccide come uomini, come volontà appassionate. Solamente gli altri sanno farci questo, gli altri, il prossimo, le donne, i compagni, i nostri figli. Di fronte a costoro, di fronte alla città, soffriamo sempre, soffriamo a fondo. E sentite ora come descrive una giornata vissuta intensamente. Scambiamo simboli e parole, scambiamo percosse, ci tendiamo la mano, ci asciughiamo a vicenda il sudore, ma alla fine del giorno, spossati, ci accorgiamo che con noi non c'è nessuno. Eppure sappiamo che tutta la nostra fatica aveva quest'unico scopo,
di non lasciarci a mani vuote. Si può accettare tutto questo? Guardate il brivido a cui si ferma questa domanda di Pavese. Si può accettare di rimanere soli dopo che siamo stati per tutto un giorno con gli altri? Sentite come risponde. Dobbiamo accettarlo. Basta pensare che cosa sarebbe la fine del giorno e l'indomani e l'avvenire se sparissero i simboli, se svanisse il mistero, se la notte non fossimo soli. Ecco, se scomparissero questi che riteniamo problemi, la solitudine e il mistero, cosa saremmo? Saremmo più morti dei morti, perché ignoreremmo di volere qualcosa. Ben venga la solitudine, perché mi fa rendere conto che voglio qualcosa. Ignoreremmo che il prossimo, essendo soltanto un mistero, attende da noi di essere svegliato e tormentato, messo di fronte al suo dolore e al suo mistero. L'opera di Pavese ci mette sicuramente di fronte al nostro dolore, al nostro mistero, come accade in tutti i rapporti veri. Per questo volevo indicarvi come, leggendo un altro pezzo della Selva, Pavese ha sentito che il problema di porsi davanti al proprio dolore, al proprio mistero, era un problema innanzitutto personale. Perché dice, chi dimentica questo e si abbandona al dolce sonno, cioè chi pensa che questi siano problemi aggiunti, siano problemi di persone ipersensibili, si troverà ugualmente solo al risveglio, più solo che mai, ma avrà perduto anche se stesso. E che giova uno conquistare tutto il mondo se poi perde se stesso? Pavese era molto libero da questo punto di vista, non aveva il problema di mettersi dalla parte dei cristiani o dei comunisti o di qualche idea. Ma questa frase la sentiva, l'ha sentita per tutta la vita, perché il suo problema ricorrente anche nel mestiere di vivere è stato proprio questo: come non perdere se stesso. C'è una frase dei Dialoghi con Leucò, la sua opera principale, in cui fa dire a Orfeo, personaggio del mito che scende agli inferi per recuperare la sua amata Euridice, Orfeo dirà a tutti quelli che lo esaltano: ma come la amavi? Sei sceso fino agli inferi per cercare lei. Dirà: ma in realtà io ho cercato me stesso. In ogni azione non si cerca che questo. Come ha cercato se stesso Pavese? Al liceo scrive una lettera a un suo compagno, Mario Sturani, e gli dice: l'unico appoggio che mi resta al mondo è la speranza che io valga o varrò qualcosa con la penna. Io cerco di trovare me stesso in un terreno che è quello della scrittura. 1926, Pavese ha 18 anni. Guardate l'ultimo anno della sua vita, 42 anni, vince il premio Strega. Quindi riconosciuto come grande scrittore. Tornato da Roma da un pezzo, a Roma apoteosi, e con questo, questa è proprio la sua pagina del mestiere di vivere, che vedete sotto. È arrivato finalmente, dopo tutto un percorso di vita, è arrivato a riconoscere, no? È arrivato a ottenere quello che voleva, e con questo, ma in realtà lo aveva capito da sempre, lo sospettava da sempre. Molti anni prima, sempre nel diario, scriveva: c'è una cosa più triste che fallire i propri ideali, esserci riusciti. Perché quando riesci ti accorgi che non è solo quello che stavi cercando. Resta, scrive Pavese, l'insoddisfazione stracca dopo il godimento. Per cui il problema esistenziale di Pavese non nasce da qualcosa che non ha avuto, ma nasce proprio dal fatto che lui è un uomo riuscito. In tanti libri, in tante biografie, in tanti testi critici su Pavese, si dà un'immagine di lui come di un uomo che non ha raggiunto qualcosa, per cui il suo problema nasceva dal non avere qualcosa. Invece il suo problema nasce dall'essere riuscito. È stato sicuramente, di tutti i suoi amici, aspiranti, talenti, il più riuscito. Ma dopo aver scritto opere bellissime, dopo essere diventato, come dice lui, un big, si ritrovava a scrivere sul diario: in fondo tu scrivi per essere come morto, per parlare da fuori del tempo, per farti a tutti un ricordo. Questo per gli altri, ma per te? Essere per te ricordo, molti ricordi, ti basta?
essere paesi tuoi, lavorare stanco, il compagno, i dialoghi, il gallo. Non basta l'opera per trovare, per non perdere se stessi. Infatti, una frase che alcuni conoscono a metà, la dico per intero, una frase che contiene la parola infinito, dice: siccome ciò che un uomo cerca nei piaceri, quindi per esempio nella riuscita, nella propria vocazione letteraria, siccome ciò che un uomo cerca nei piaceri è un infinito, e nessuno rinuncerebbe mai alla speranza di conseguire questa infinità, ecco che succede che tutti i piaceri finiscono nel disgusto. Perché senza l'infinito anche il premio strega finisce nel disgusto, cioè anche la massima riuscita. Per capire meglio questo, dopo questo inizio, ci rendiamo conto della radicalità con cui Pavese ha vissuto nella sua storia particolare di scrittore, di uomo, il problema del proprio io. Leggiamo un passaggio di un racconto da cui si capisce che normalmente l'io non c'è in quello che fa. Pavese accenna questo in un racconto che si chiama Una certezza: è come se tutto fosse toccato a un altro e io sbucassi adesso da un nascondiglio, un buco dove fossi vissuto finora senza saper come. Se non fosse che in questi momenti provo un grande stupore e non mi riconosco nemmeno, direi che il nascondiglio da cui esco è me stesso. Succede a volte di vivere intere giornate e anche molto attive senza prender parte ai propri gesti e alle proprie decisioni. E quando succede invece di uscire dal nascondiglio, che può essere il proprio io, cioè i pensieri, quando succede qualcosa di apparentemente banale, è invece assolutamente eccezionale. È il meraviglioso inizio del racconto Il campo di Gran Turco. Sentite questa passeggiata normalissima. Il giorno che mi fermai ai piedi di un campo di Gran Turco e ascoltai il fruscio dei lunghi steli secchi mossi nell'aria, ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato. Cosa avrà dimenticato? Sentite qui. Dietro il campo, una terra in salita, c'era il cielo vuoto. Fine. La cosa che aveva dimenticato era il cielo vuoto. Tutti penseremo: è una banalità assurda, non lo sa che c'è il cielo vuoto? Questo è un luogo da ritornarci, dissi, e scappai quasi subito sulla bicicletta, come se dovessi portare la notizia a qualcuno che stesse lontano. Addirittura si era accorto del cielo vuoto in una maniera così profonda da doverlo dire. E a chi doveva dirlo? Ero io che stavo lontano, lontano da tutti i campi di Gran Turco e da tutti i cieli vuoti. Cioè io di solito non sono in rapporto col campo di Gran Turco, che pure ho davanti agli occhi, dentro cui passo, ma io di solito non prendo parte a quello sguardo. E invece il campo di Gran Turco, in momenti imprevedibili, è capace di farmi essere di nuovo. Quel che mi dice il campo di Gran Turco nei brevi istanti che oso contemplarlo, e ciò che dice chi si è fatto aspettare, e senza di lui non si poteva far nulla. Eccomi, dice semplicemente chi si è fatto aspettare. Per cui il primo momento in cui Pavese si accorge di uscire da quel nascondiglio e di non perdere se stesso, di ritrovarsi, è sempre una risposta a qualcuno o a qualcosa che ti sta già aspettando. La realtà che ti dice: dopo tutti i tuoi pensieri e le tue chiacchiere, ti sei accorto che ci sono? Eccomi. Infatti, sentite questo pensiero disarmante nella sua semplicità. Si è tanto parlato, descritto, divulgato l'allarme sulla nostra vita, sul nostro mondo, sulla nostra cultura, che vedere il sole, le nuvole, uscire in strada e trovare dell'erba, dei sassi, dei cani, commuove come una grande grazia, come un dono di Dio, come un sogno.
ma un sogno reale che dura, che c'è. L'eccezionalità delle cose normalissime, ma guardate per la prima volta con stupore. E in questo non soltanto le cose, anche banali come un campo di Gran Turco, sono un grande dono, ma c'è sempre qualche dono più gradito degli altri. Pavese si domanda sorpreso nel mestiere di vivere: non dovrà sorprendermi in qualche mattina di nebbia e di sole il pensiero che quanto ho avuto è stato un dono, un grande dono? Tenete presente che è una notazione del 37, che è probabilmente l'anno biograficamente più difficile per Pavese, pieno anche di delusioni. Che dal nulla dei miei padri, da quello stile nulla, sono pure sgorgato e cresciuto io solo, con tutte le mie viltà e le mie glorie, e a fatica e durezza, scampando ogni sorta di rischi, sono giunto a quest'oggi, robusto e concreto, incontrando lei sola, altro miracolo del nulla e del caso, e che quanto ho goduto e sofferto con lei non è stato che un dono, un gran dono. Si innamora di una donna, e anche questo è un grande dono. Infatti a lei dedica una poesia, siamo nel 1932, che si intitola Incontro. Queste dure colline che han fatto il mio corpo e lo scuotono a tanti ricordi, mi han schiuso il prodigio di costei che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla. Vi faccio notare soltanto un particolare, che quanto Pavese dice di costei, cioè di una donna precisa, è quello che in tutta la sua produzione dice della realtà intera, perché è la vera lei di Pavese. L'ho incontrata una sera, una macchia più chiara sotto le stelle ambigue nella foschia d'estate. Sentite, tutto poteva essere nebuloso, ambiguo, ma lei era precisa, era una macchia chiara. Posso raccontare la sera in cui l'ho incontrata. Era intorno il sentore di queste colline, più profondo dell'ombra, ed un tratto suonò, come uscisse da queste colline, una voce più netta e aspra insieme, una voce di tempi perduti. Qualche volta la vedo e mi vive dinanzi, definita, immutabile, come un ricordo. Io non ho mai potuto afferrarla. La sua realtà ogni volta mi sfugge e mi porta lontano. La conosco benissimo, posso descrivere tutto di lei, eppure mi sfugge. È un mistero, non perché non so delle cose su di lei, ma mentre mi accorgo che so tutto di lei, mi rendo conto che è un mistero. Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane, mi sorprende a pensarla. Un ricordo remoto dell'infanzia vissuta su queste colline, tanto è giovane, è come il mattino. Mi accenna negli occhi tutti i cieli lontani di quei mattini remoti, e ha negli occhi un proposito fermo, la luce più netta che abbia avuto mai l'alba su queste colline. L'ho creata dal fondo di tutte le cose che mi sono più care, e non riesco a comprenderla. Anche questo è drammaticamente vertiginoso. Nessuno può toccare il fondo dell'altro. Non riesco a comprenderla. Eppure, questo rapporto decisivo per Pavese, l'uomo si capisce per Pavese soltanto in un rapporto, ma davvero, mistero. Guardate il finale di questa annotazione. Perché non ci basti scrutare e bere in noi e ci occorra riavere noi stessi dagli altri? E questo rapporto, da cui appunto l'io riesce a farsi riavere, è un rapporto che, a cui si chiede tutto. Credi solo all'attaccamento che costa sacrificio. Tutto l'altro è nel migliore dei casi retorica. Del resto Cristo, il nostro divino modello, non pretendeva di meno dagli uomini. Da chi non è pronto
non dico a sacrificarti il suo sangue. Che cosa fulminea è facile, ma legarsi con te per tutta la vita, rinnovare cioè ad ogni giornata la dedizione, non dovresti accettare neanche una sigaretta. Perché anche il gesto banale, accettare una sigaretta, senza un orizzonte che è quello del rinnovare ad ogni giornata la dedizione, diventa retorico e quindi inutile. Capisco che Pavese spiazzi, io non so mai se consigliare o no di leggere Il mestiere di vivere, perché è un libro che ti fa tremare, no? Ti scrolla tutta una serie di appigli che potevi avere prima, ma è un libro in cui si capisce il problema anche dei testi più letterari, dei racconti, delle poesie, dei dialoghi, dei romanzi. È un libro da cui si capisce che l'unica ipotesi di lettura per Pavese è quella che lui stesso definiva un'esigenza permanente, cioè che in tutte le sue pagine si documenta questa esigenza permanente, non come per tanti anni la critica ha detto, basandosi su una biografia famosa, il vizio assurdo. La vita di Pavese e quindi la sua opera sono segnate da un vizio assurdo, perché ha chiesto troppo. E uno che chiede così tanto, uno che non sa accontentarsi, è un suicida predestinato. È uno che sì, si suicida a 42 anni, ma si sta autodistruggendo da sempre. Ma questo chiedere troppo, che è un'espressione di Pavese, è un vizio assurdo o un'esigenza permanente? Se noi per risolvere questo problema dobbiamo tenere presente appunto tutti i fattori del problema, e probabilmente dalle pagine di Pavese l'ipotesi dell'esigenza permanente è più esplicativa. Sentite infatti anche in un momento drammatico, quando cioè questo rapporto a cui Pavese chiedeva tutto lo delude, lo tradisce, guardate che cosa accade. Perché questa donna è una militante clandestina, siamo nel 35 durante il regime fascista, e chiede a Pavese di far recapitare a casa sua delle lettere di amici che erano già in carcere, per cui Pavese viene arrestato per antifascismo. Lui, che appunto non si era sempre dichiarato lontano dalla politica, viene arrestato e mandato al confino in Calabria, e dirà a sua sorella, scriverà in una lettera: pare che certe mie conoscenze abbiano combinato tra loro chissà che pasticcio, e naturalmente io ci sono coinvolto. Tutti sanno che io non mi sono mai occupato di cose politiche, ma ora pare che le cose politiche si siano occupate di me. Staremo a vedere. Mandato al confino, in un momento delicatissimo, perché siamo nel 35, Pavese ha 27 anni, e in questo periodo lui si è laureato nel 30, ha incontrato il problema di tutti i laureati in lettere: e ora con questa laurea che ci faccio? E adesso cosa faccio? È il titolo del libro di prima. Cosa faccio? E gli viene un'idea, va da un suo compagno di scuola, che di cognome fa Einaudi, e dice che mettiamo su una casa editrice. E mettono su l'Einaudi, ma per guadagnarsi da vivere, subito si propone, lui laureato in lettere, come traduttore di libri americani. E traduce in pochissimo tempo, a ritmo elevatissimo, da Moby Dick a Mickey Mouse, traduce tantissime opere dall'inglese, e non ha ancora pubblicato il suo primo libro di poesia nel 35, non solo, è alla vigilia del concorso da insegnante. Ha mandato in bozze il suo primo libro di poesia, e alla vigilia del concorso da insegnante è, senza centrare niente con l'antifascismo, viene arrestato e confinato per 3 anni in Calabria, con i problemi che anche linguisticamente nel 35 si dovevano avere attraversando l'Italia. Anche adesso, certo. E lui lì scriverà una poesia eccezionale, partendo proprio da questa sua condizione di solitudine di fronte all'inutile mare che è lì a giochicchiare con le sue onde davanti a lui. La poesia si intitola Lo Steddazzu,
che in calabrese è la stella del mattino. L'uomo solo si leva che il mare è ancor buio e le stelle vacillano. Un tepore di fiato sale su dalla riva, dov'è il letto del mare, addolcisce il respiro. Questa è l'ora in cui nulla può accadere. Perfino la pipa tra i denti pende spenta. Notturno il sommesso sciacquio. L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare tra non molto sarà come il fuoco, avvampante. Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara che l'inutilità. Pende stanca nel cielo una stella verdognola, sorpresa dall'alba. Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco a cui l'uomo per fare qualcosa si scalda. Vede e cade dal sonno tra le fosche montagne dove è un letto di neve. La lentezza dell'ora è spietata per chi non aspetta più nulla. Val la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci. Domani tornerà l'alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà. L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire. Quando l'ultima stella si spegne nel cielo, l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende. È una poesia paradossale, perché da un lato è commovente nel dramma dell'uomo solo, che è pavese nel 1936 di fronte a quel mare e a quella stella all'alba. Ma come accade per tutte le poesie vere, le poesie raccontano di chi l'ha scritta, ma raccontano di chi legge. Nella scuola c'è un dogma che ogni scrittore è uomo del suo tempo. Sì, certamente, è del suo tempo ma anche del mio, altrimenti non lo leggeremmo adesso. E l'uomo solo è pavese, ma è allo stesso tempo potentemente pavese, ma posso ritrovarmi io, perché quello che lui scrive, non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà, è vero o no? Non è che è vero per un confinato del 36, la lentezza dell'ora è spietata per chi non aspetta più nulla. Ma quante volte in classe si aspetta con ansia che suoni la campanella, o si aspetta che finisca la giornata di lavoro, e il problema, dice Pavese, è che non ti aspetti più nulla. Ma il paradosso più eclatante è questo, che io per tanto tempo ho pensato, povero Pavese, l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire, e giustamente cosa doveva fare per 3 anni in Calabria un poeta, nel 35, a Brancaleone Calabro. Ma poi mi sono accorto che Pavese, dettaglio, si sarà svegliato la mattina presto per andare a scrivere questa poesia. L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire, ma lui, per il fatto stesso che abbia scritto questa poesia, ci fa sentire al tempo stesso il dramma della fine e dell'inutilità dell'attesa e allo stesso tempo un'ultima stella che resiste, un'attesa che continua a esserci, come nella frase del mestiere di vivere. L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo senso, e parla di sé, prigione, malattia, abitudine, stupidità, si vorrebbe morire. E Pavese tiene dentro l'attesa, il desiderio e la gioia di cominciare sempre col si vorrebbe morire quando questo manca. Del resto, Pavese ha scritto l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire, ma ha scritto anche, a proposito del dormire, è notte al solito, provi la gioia che adesso andrai a letto, sparirai e in un attimo sarà domani, sarà mattino e ricomincerà l'inaudita scoperta, l'apertura alle cose. Perdonatemi, non so voi, ma io quasi mai vado a dormire pensando questo. Pensando, domani ricomincia l'inaudita scoperta, l'apertura alle cose. Per cui io sarò sempre grato a Pavese. Ed è strano, perché uno dice, come, è un suicida? Ma questo suicida, e non vanno mai confusi i due piani,
della vita e dell'opera. Questo suicida è uno che è andato a dormire dicendo: non vedo l'ora che ricominci l'inaudita scoperta. Io vorrei andare a dormire e svegliarmi così, con un'attesa addosso. Com'è grande il pensiero che veramente nulla a noi è dovuto. Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo? Detta questa frase in un giorno in cui il terzo grande amore della sua vita, anche lei gli ha detto no. E Pavese dice: è la terza volta, lo sapevo, è un destino a cui non posso sfuggire. Ma come mai, se io già so come va a finire il mio destino, aspetto sempre che invece si compia l'attesa che sento, l'esigenza permanente che mi porto dentro? Vi leggo tre brevi testi finali. Il primo forse può aiutare a dare una risposta a questa domanda. È una domanda del 45, una domanda dell'opera più importante di Pavese, appunto iniziata nel 45. Il suo biglietto da visita presso i posteri, cioè i dialoghi con Leucò. 27 dialoghi tra personaggi della mitologia, in cui Pavese però racconta, dice, di aver messo dentro il nocciolo umano, cioè l'esperienza che è il suo posto nel mondo. Il dialogo forse più pavesiano di tutti è quello tra Calipso e Ulisse. Sapete che Ulisse era stato per tanti anni, dopo la guerra di Troia, nell'isola di Calipso, attratto da Calipso. Omero racconta che di giorno guardava il mare e piangeva, pensando a Itaca e a Penelope. Ma allo stesso tempo, ogni notte, era troppo affascinato da Calipso. E in una situazione di grande confusione, passava la notte con Calipso e il giorno a piangere per il desiderio di Itaca. E Pavese folgora il momento in cui Ulisse dice a Calipso che lui vuole assolutamente tornare a Itaca, ma Calipso le prova tutte per farlo rimanere. Odisseo, non c'è nulla di molto diverso. Anche tu come me vuoi fermarti su un'isola. Hai veduto e patito ogni cosa. Io forse un giorno ti dirò quel che ho patito. Tutti e due siamo stanchi di un grosso destino. Perché continuare? Che ti importa che l'isola non sia quella che cercavi? Qui mai nulla succede. C'è un po' di terra e un orizzonte. Qui puoi vivere sempre. Lo proteggerebbe lei. L'insinuazione che regge tutte le domande di Calipso è: ma vuoi davvero paragonare me, ninfa immortale, con tua moglie Penelope, che non la vedi da 20 anni, prova a immaginare cosa sarà diventata? Vuoi davvero scambiare la giovinezza immortale che potrai avere con me, con la solita vita che tornerai a fare, in mezzo a quelli di Itaca che non hanno neanche i tuoi 20 anni trascorsi, quindi non ti capiranno nemmeno. Un'isola vale l'altra. E Ulisse: una vita immortale. Ah, ma immortale è chi accetta l'istante, chi non conosce più un domani. Ma se ti piace la parola, dilla. Tu sei davvero a questo punto? Bah, io credevo immortale chi non teme la morte, cioè chi comincia e sa che quello che inizia non finisce. No, dice Calipso, immortale è chi non spera di vivere. Certo, quasi lo sei. Hai patito molto anche tu. Ma perché questa smania di tornartene a casa? Sei ancora inquieto. Lascia stare. Sembra la zia saggia con l'adolescente turbolento. Lo vuole calmare. Se tu non rinunci ai tuoi ricordi e ai sogni, se non deponi la smania e non accetti l'orizzonte, non uscirai da quel destino che conosci. E si tratta sempre di accettare un orizzonte e ottenere che cosa? Ma posare la testa e tacere, Odisseo, ti sei mai chiesto perché anche noi cerchiamo il sonno? Chi ha letto Pavese sa rispondere a questa domanda, perché l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire. E per Pavese gli dèi, come Calipso, sono assolutamente soli. Ma Ulisse dice: guarda che stai spostando il problema, io ti ho chiesto se tu sei felice. E non capendo l'inquietudine, Calipso svia:
Non è questo, Odisseo, lascia stare il problema della felicità. Ma non eri immortale? Scusa, come? Ma tu sei felice, sei immortale, sono i due tasti su cui punta sempre Ulisse. E lo sono, Odisseo. Di morire non spero, e non spero di vivere. Accetto l'istante, vivo alla giornata. Voi mortali, vi attende qualcosa di simile, la vecchiezza e il rimpianto. Perché non vuoi posare il capo come me su quest'isola? Tu non accetti l'orizzonte di quest'isola e non sfuggi al rimpianto. Sì, ma quel che rimpiango è parte viva di me stesso. E qui Calipso si ferma, smette di recitare e per un istante di fronte a Ulisse diventa sincera. E infatti gli confessa: temo il risveglio come tu temi la morte. Ecco, prima ero morta, ora lo so. Non ero un patire, dormivo, ero tranquillissima. Ma da quando sei giunto, hai portato un'altra isola in te. E qui Ulisse incalza perché la vede finalmente sincera. Da troppo tempo la cerco, tu non sai quel che sia avvistare una terra e socchiudere gli occhi ogni volta per illudersi. Io non posso accettare un'isola qualsiasi e tacere. Ma Calipso torna a recitare. Il passato non torna, nulla regge all'andare del tempo, non vale la pena, Odisseo, le prova tutte. Che cos'è stato finora il tuo errare inquieto? Dimmi allora, tutta la tua inquietudine, dove ti ha portato? Che soluzione hai trovato, Pavese, alla tua inquietudine? Era la domanda che gli facevano i suoi amici. Col tuo tormento, dove vuoi arrivare? E Ulisse, se lo sapessi, avrei già smesso. Non smetto di cercare di essere inquieto, perché non so dove mi porterà. Ma tu dimentichi qualcosa, dimmi. Quello che cerco, l'ho nel cuore, come te. Se dovessi smettere di volere Itaca, dovrei strapparmi il mio cuore. Ma Itaca non è solo la meta a cui forse potrei arrivare. Itaca è l'origine. Ce l'ho nel cuore, come per chi ha letto La Luna e i Falò, Anguilla, il protagonista, ha nel cuore quel paese perché è alla radice di me. Non è che forse troverò l'isola, si potrebbe anche trovare l'isola. L'isola è il punto di partenza. L'isola non è soltanto la mia grande attesa. L'isola mi sta dicendo da lontano, eccomi, si sta facendo aspettare da me. Tenete presente che l'ambiente di Pavese è rappresentato da Calipso, cioè i suoi amici sono incarnati in Calipso. Infatti nel Mestiere di Vivere lo dice apertamente: gli dèi per te sono gli altri, gli individui autosufficienti, cioè quelli che conoscono il tumulto del cuore, ma rispetto a questo tumulto si sono induriti. Pensate cosa ha fatto Italo Calvino, più giovane di lui, ha avuto la fortuna di andare a lavorare alle Naudi, alla scrivania a fianco a quella di Pavese. Calvino pubblica il primo romanzo nel 47, 3 anni prima della morte di Pavese, quando Pavese è già scrittore affermatissimo, e ha la sfrontatezza di andare un giorno da Pavese a dirgli: si dice in giro che lei tiene un diario come i ragazzini. E Pavese si difende: ma anche Leopardi scriveva lo Zibaldone. E Calvino: ah, quindi sono cose di letteratura, non sono, lo racconta Calvino questo, orgoglioso, sono cose di letteratura, non sono di quelle cose che non ci devono piacere. E infatti pensate, quando Pavese si suicida, lascia il Mestiere di Vivere, lui capo delle Naudi, già pronto per la pubblicazione, e ci mettono 2 anni per pubblicarlo. Come mai tanto tempo? Perché per 2 anni, pensano, dal Mestiere di Vivere emerge un complessato. Uno che vince il premio Streghe e dice è con questo, è un complessato. Non è un uomo. Non si può rovinare l'immagine del grande scrittore. Mi vengono i brividi a pensare che nel 52, dopo tante discussioni dei suoi amici, esce il Mestiere di Vivere, e negli anni 50 Don Giussani va in classe col Mestiere di Vivere. E letto storicamente quel gesto, è impressionante. Ma succede
1950 che Pavese si rinnamori in maniera clamorosa per la quarta volta di un'attrice americana bellissima che si chiama Constance Dowling, che è questa qui. Vi leggo soltanto una lettera. Cara Connie, ti ho mai detto che da ragazzo ho avuto la superstizione delle buone azioni. Quando dovevo correre un pericolo, sostenere un esame per esempio, stavo attento in quei giorni a non essere cattivo, non offendere nessuno, non alzare la voce, non fare brutti pensieri. Tutto questo per non alienarmi il destino. Ebbene, mi succede che in questi giorni ridivento ragazzo e corro davvero un gran pericolo, sostengo un esame terribile, perché mi accorgo che non oso essere cattivo, offendere gli altri, pensare pensieri vili. Il pensiero di te è un ricordo o un'idea indegni, brutti, non s'accordano. Ti amo. Cara Connie, di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita e così male che è come nuova per me. Io vorrei innamorarmi così. Vorrei poter dire, e Pavese l'ha sentito in maniera acuta, che l'unica origine dell'azione, della morale, è che il pensiero di te è un'idea indegna, non s'accordano. Connie, siamo marzo del 50, a giugno vince il premio Strega, Connie tornerà in America. Lui vince il premio Strega, quindi da un lato sì, ha una grande delusione d'amore, dall'altra ha una grande affermazione letteraria. Fatto sta che quando il 26 agosto del 50 lui si suicida, lascia sulla pagina d'apertura dei dialoghi con Leucò una poche righe. Perdono tutti, a tutti chiedo perdono, va bene, non fate troppi pettegolezzi. E rispetto alla domanda che nasce, e allora come mai si è suicidato? Credo che la vera risposta sia quella di Pavese. E io direi che non è il caso di fare pettegolezzi. Però forse un'ipotesi di una poesia di Pavese può essere esplicativa. È una ragazza che va via da Torino. Le colline, e la ragazza parla, quando lo vedete in corsivo, rosso scuro, è lei. Ma pensate che sia Pavese che abbandona la vita. Le colline e le rive del Po sono un giallo bruciato e noi siamo saliti quassù a maturarci nel sole. Mi racconta costei come fosse un amico. Da domani abbandono Torino e non torno mai più. Sono stanca di vivere tutta la vita in prigione. Si respira un sentore di terra e di là dalle piante, a Torino, a quest'ora, lavorano tutti in prigione. Torno a casa dei miei, dove almeno potrò stare sola, senza piangere, senza pensare alla gente che vive. Là mi caccio un grembiale, mi sfogo in cattive risposte ai parenti e per tutto l'inverno non esco mai più. Nei paesi novembre è un bel mese dell'anno. C'è le foglie colore di terra e le nebbie al mattino. Poi c'è il sole che rompe le nebbie. Lo dico tra me e respiro l'odore di freddo che ha il sole al mattino. Guardate che la descrizione non è banale. È gravida di stupore. La nebbia al mattino. Di una banalità riscoperta. Me ne vado. Perché è troppo bella Torino a quest'ora. A me piace girarci e vedere la gente e mi tocca star chiusa finché è tutto buio e la sera soffrire da sola. Mi vuole vicino come fossi un amico. Quest'oggi ha saltato l'ufficio per trovare un amico. Ma posso star sola così? Giorno e notte l'ufficio, le scale, la stanza da letto. Se alla sera esco a fare due passi non so dove andare, ritorno cattiva e al mattino non voglio più alzarmi. Tanto bella sarebbe la vita, Torino, poterla godere, solamente poter respirare. Le piazze e le strade hanno lo stesso profumo di tiepido sole che c'è qui tra le piante. Ritorni al paese. Ma Torino è il più bello di tutti i paesi. Se trovassi un amico quest'oggi starei sempre qui.
Io penso che sia l'unica ipotesi, questa frase finale: se trovassi un amico quest'oggi starei sempre qui. Non perché possiamo dire, povero Pavese, peccato che non abbia trovato un amico così, ma perché, come ogni poesia vera, non dà la soluzione del problema, ma mette nei guai. E cioè rilancia il problema su di noi, perché alla fine del percorso, no, come spesso mi chiedono i miei alunni, professore, ma alla fine Leopardi come ha risolto? Pavese come ha risolto? Dante come... Il problema non è come ha risolto, ma è la domanda che ha posto. Che ha posto per sé, ma da questo momento in poi pone per te. Cioè il problema non è se Pavese ha trovato un amico, ma se l'hai trovato tu. Cioè se Pavese si pone adesso come amico per te. E su questo penso che ci sia un test infallibile. Se domani mattina vorresti soltanto dormire, la risposta è no. Se non vedi l'ora che ricominci l'inaudita scoperta, l'apertura alle cose, l'hai trovato. Grazie immenso a Valerio. Qui sono i fans di Milano. No, davvero bello. Abbiamo ascoltato il mostrarsi come attraverso un'immedesimazione che significa cogliere le ragioni, cercare le corrispondenze, perché Valerio non ha emotivamente per in nulla seguito il flusso di alcune parole, ma ha cercato le corrispondenze e le ragioni. Solo pochissimi accenni. Don Giussani, molti dicono che negli anni appunto 50, lui ha citato anche l'episodio, è l'unico che riesce a prendere sul serio quell'ansia che c'è nel neorealismo italiano e che in Pavese è al vertice. Abbiamo sentito la riduzione con cui è possibile leggere non solo le pagine di un diario che poi sono ragionamenti, ma anche l'opera stessa. Sappiate che uno dei dogmi che Romano Guardini diceva essere del nostro secolo, ma ancora di oggi, è quello che dei poeti, degli scrittori, si può dire tutto su come hanno scritto, ma non se quello che hanno detto era vero o no. Questa verifica sul vero, sulla verità di sé, della vita, distrugge la scrittura, distrugge l'arte, distrugge qualsiasi esperienza umana che grida sempre un significato. Certamente io dico che non c'è stato un braccio teso, perché come dice il messaggio del Santo Padre, c'è una vocazione che è nelle cose, una chiamata, ma occorrono delle persone da seguire. E Pavese negli ultimi anni scrive quelle serie di brevi poesie e dice di sé o di te: tu sei come una terra che nessuno ha mai detto. Ecco, questo rischio estremo che nessuno dica di noi si sente, ed è probabilmente il punto in cui anche una certa cultura e un'esperienza umana in Italia si è rotta. E quindi anche interessante aver rimesso Calvino nella sua giusta luce, a buona ragione di tutti gli insegnanti presenti. In ultimo vi consiglio il suo libro Un'esigenza permanente, che è edito dall'edizione di Pagina, che è editrice di Bari, di Amici, è in libreria, e io vi inviterei davvero a colmare l'interezza della passione e capacità di lettura che avrei avuto leggendo quel testo di Padre Baravalle, di Giovanni Baravalle, che è integrale in quel libro Dove la domanda si accende, che è in libreria. Lì trovate uno che fin negli ultimi giorni, c'è una lettera inedita che lui ha pubblicato, dove gli scrive e lui, Pavese, risponde: sono a Roma, ho cercato di entrare in una chiesa, ma non vogliamo cattolicizzare nessuno naturalmente, ma come un pugno mi ha respinto. No, fino all'estremo questo padre Giovanni, che è un grandioso uomo che ho avuto l'occasione di conoscere, prete,
di Genova, che era appunto con Pavese e Monferrato, si vede tutta la memoria di quest'uomo e la possibilità di braccio teso che è stata verso di lui. Grazie ancora davvero a Valerio, e chiamatelo nelle città, nei paesi, se vogliamo raccontare qualcosa di interessante.